Ben ritrovati, ritorna dopo la lunga sosta natalizia l'appuntamento con Politicamente, il nostro talk di approfondimento. Dopo una sosta durata più di un mese, ne approfittiamo seppur in ritardo per augurare un buon 2017 a tutti i nostri telespettatori. E per Politicamente il 2017 sarà l'anno di un'altra importante tornata elettorale nella prossima primavera nel comprensorio ionico Etnea. Va al voto il quadrilatero ionico etneo Fiume Freddo di Sicilia, Calatabbiano, Lingua Glossa e Castiglione. E questa lunghissima vigilia elettorale la iniziamo da Fiume Freddo, o meglio, iniziamo a parlare di alcuni temi. Non sarà proprio una puntata elettorale, ma sarà una puntata di approfondimento di tanti temi che poi tra qualche settimana ritroveremo nel dibattito, quando la scadenza, la chiamata alle urne sarà più vicina. Ne approfitto per presentare i miei due graditissimi ospiti di questa sera. Iniziamo con il consigliere comunale e vicepresidente del Consiglio di Fiume Freddo di Sicilia, Giuseppe Nucifora. Benvenuto, Giuseppe. Grazie, buonasera. E presento anche l'attivista del Movimento 5 Stelle, Giosuè Malaponti. Attivista o portavoce del Metap? Troviamo la definizione. Cioè, attivista, portavoce, poi magari più in là. Il momento attivista va attivista, benissimo. Grazie per l'invito e buonasera. Va più che bene. Dicevamo, non siamo ancora in campagna elettorale, anche perché questa campagna elettorale, insomma, fatica a entrare nel vivo, vuoi perché ancora comunque mancano diversi mesi, diverse settimane, vuoi perché ancora si lavora tantissimo dietro le quinte e di idee chiare, e verrebbe dire anche di programmi, ce ne sono veramente pochi. E allora non ci resta che partire con i nostri due ospiti dall'attualità. E l'attualità è senza dubbio legata alla seduta di consiglio comunale di lunedì sera, questo consiglio sulla sicurezza. Formalmente, Giuseppe, non è stato un consiglio comunale straordinario, in seduta straordinaria, è stato inserito il punto all'interno di una normale seduta di consiglio comunale, però di straordinario c'è comunque il tema, che è estremamente sentito dalla cittadinanza, specie dopo gli eventi di dicembre. Sì, diciamo che gli eventi sono accaduti nel periodo natalizio, eravamo vicini a Capodanno, quindi c'era anche l'esigenza, c'era l'assenza di molti consiglieri che si trovavano fuori anche per motivi di famiglia, quindi il fatto che è slittato a dopo le vacanze è stato dovuto principalmente a questo qua, però comunque ha accelerato i tempi perché chiaramente il tema andava affrontato nel modo più veloce possibile. È stato un modo per voler dire da parte di tutti quanti che davanti a questo tipo di situazioni che sono avvenute a Fiume Freddo con una sequenza, con una frequenza incredibile, io stesso ho detto in consiglio comunale, ci sono quelli che noi sappiamo e quelli che noi non sappiamo, ci sono quelli più eclatanti come è stato appunto il furto che ha subito l'ambulanza della Croce Rossa o la rapina che è stata fatta alla tabaccheria al centro di Fiume Freddo, ma ce ne sono tanti altri che possibilmente non conoscono nemmeno le forze dell'ordine, e chi rappresenta insomma l'istituzione credo che abbia il dovere di dire che questa situazione non va, e nei limiti di quelle che possono essere le possibilità di un consiglio comunale di fare delle proposte affinché questi fatti siano maggiormente controllati. Il nostro è un territorio molto difficile e lo conosciamo, lo sappiamo tutti quanti. È un territorio che purtroppo non ha un commissariato di pubblica sicurezza, e questo va detto ed è un grave problema che un territorio come il nostro si affronta sempre giustamente il tema dell'ospedale, ma credo che anche quello del commissariato di pubblica sicurezza in un territorio di 80, 90, 100 mila abitanti, anche quello andrebbe affrontato perché c'è questa necessità. Tanto sulla vicenda specifica dell'ambulanza di Croce Rossa, Giuseppe, c'è stato anche un dato, perché anche la definizione tecnica è importante. Non è un atto vandalico, ma è un vero e proprio furto. Il che però non lo rende meno grave, forse rende ancora più drammatico il fatto che non ci sia stato l'atto di vandalismo, ma che siano stati trafugati pezzi del mezzo possibilmente per un altro mezzo, per sopperire alle mancanze di un altro mezzo, si deduce forse altrettanto grave o se non più grave dell'atto vandalico. Allora, io in Consiglio Comunale ho parlato di atto vandalico. Ho parlato di atto vandalico perché credo anche che andare a rubare ad un'ambulanza della Croce Rossa, cioè a un'associazione che fa volontariato, al di là del fatto che il finestrino, lo specchietto, la ruota gli venga tagliato, gli venga rubata,
comunque è un danno che viene fatto a chi fa un servizio per i più deboli. Non è la stessa cosa, con tutto il rispetto, tra rubare un pneumatico alla mia vettura e rubare un pneumatico alla Croce Rossa, perché hanno creato un danno a tutta la comunità, non è un danno personale fatto alla persona. Ecco perché io, in Consiglio Comunale, ho parlato di atto vandalico, al di là poi del fatto che venga utilizzato per un altro mezzo perché deve essere rivenduto, ma stiamo parlando della Croce Rossa, cioè si tratta di qualcosa che serve agli altri e che dovrebbe essere in qualche modo sacro in questo senso, anche per i delinquenti. Invece Giuseppe Malapondi, voi del Movimento 5 Stelle, tra l'altro voglio anche sottolineare, insomma, che tu ti occupi anche da anni, per certi aspetti non hai bisogno di presentazioni, però ti occupi anche della battaglia per i pendolari, per la regolarità del trasporto Servizio. su rotaia, insomma. Invece voi come Movimento 5 Stelle sulla vicenda sicurezza che idea vi siete fatti? Guarda, noi siamo stati presenti intanto al Consiglio Comunale perché, dico, parte, dico, gli argomenti, ma era importante e interessante questo argomento sulla sicurezza, visto i momenti che Fiumefreddo in questi ultimi mesi sta vivendo. Ci poniamo sotto un profilo di rinforzare quello che in realtà è il problema sicurezza. Dalle cronache, dalle vicissitudini, sappiamo che in realtà al momento c'è un po' allo stato, si è un po' allo stato brado, cioè non c'è chi in realtà gestisce un po' questo malaffare, quindi Cioè, ma c'è un po' di. è comunque una situazione per cui il territorio in questo momento ha bisogno di maggiore controllo da parte delle forze dell'ordine, che fanno già un grandissimo lavoro, ma avrebbero bisogno ancora di più aiuto, di Sì. più supporto. E forse ci colleghiamo anche a quello che diceva Giuseppe per il problema Vedi, diciamo, del commissariato di pubblica sicurezza. ma anche su questo dico, si può Che tra l'altro è un discutere dibattito su. molto vecchio, insomma, già ad esempio su Giarre si discute da tantissimo tempo sull'opportunità o meno del commissariato di pubblica Su sicurezza. questa opportunità dico, ci trovi molto vicino e concordi perché c'è un territorio vasto che va dal mare fin sull'Etna, per cui dico, un commissariato di pubblica sicurezza sarebbe molto utile a dare manforte sia ai carabinieri sia alla polizia locale. Quello che è il lato in realtà importante, dico, occorre dare manforte dico, alle forze dell'ordine, vista l'escalation di questi ultimi mesi. Occorre anche dal punto di vista monitorare ancora meglio il territorio con il discorso della videosorveglianza, per cui capisco che poi chi deve fare danno ci va incappucciato, ci va con il casco o meno, per cui, però c'è sempre un occhio che controlla la città e che dà poi spunti agli inquirenti magari di poter risalire ai malfattori. Quindi, da un lato le forze dell'ordine che fanno egregiamente il loro lavoro, ma vista l'escalation occorre dare manforte. Mi trovo Dico, la d'accordo. politica deve provare nel proprio piccolo a dare gli strumenti Certamente, anche ma alle dico, il forze Consiglio da dell'ordine questo punto di per operare. vista ha fatto bene ad inserire questo punto, anche se dico, non un consiglio straordinario. Ma dico, anche l'attuale caserma, di cui qualcuno magari se ne piglia i meriti, dicendo che l'amministrazione precedente o l'amministrazione attuale. Questo qualcuno si deve ricordare che era sia nell'amministrazione precedente che in quella attuale, con un ruolo diverso, ma comunque che ben venga la caserma. L'unico pecca, secondo me, è il fatto che sia molto decentrata, per cui immagino una persona anziana che dal centro del paese, non avendo macchine o meno, arrivare fino a Gona diventa un po' magari pesante il Questo è un tragitto. rilievo che in realtà tanti fiumefreddesi hanno mosso negli ultimi anni. In realtà, Giuseppe, la polemica, il discorso che faceva Giosuè Malaponti, in realtà sei stato proprio tu a tirarlo fuori in consiglio comunale perché comunque il sindaco Marco Alosi è stato molto chiaro anche nel suo discorso, ha richiamato l'amministrazione precedente. Tu hai detto che non era stato
propriamente elegante, specie in un dibattito di quel tipo, buttarla sulla polemica, politica. Però, Giuseppe, oltre a questo, io volevo anche chiederti sulla mozione in sé, perché al termine del Consiglio è stata approvata all'unanimità, una mozione in cui si parlava di videosorveglianza e si delineavano alcuni, si davano alcuni input all'amministrazione da seguire. Adesso cosa si può fare affinché questi input non restino lettera morta? Come, diciamoci la verità, la maggior parte delle mozioni che vengono approvate dai consigli comunali poi finiscono in un cassetto. Sì, allora, il consiglio, intanto l'intervento, voglio dire, che ha fatto il sindaco, noi siamo riusciti a fare un ordine del giorno condiviso da tutti quanti, che non è semplice, ma è stata una cosa che tutti quanti abbiamo voluto portare avanti senza nessun tipo di problema. Penso che andare a parlare di chi l'ha fatta, chi non l'ha fatta, non era quello l'argomento. L'argomento era la sicurezza, tralasciando poi chi poteva fare, chi ha fatto, chi non ha fatto, perché altrimenti ci vorrebbe un altro tipo di seduta consiglio. Quindi io l'ho trovato. Non era, credo, quello il consiglio comunale per trattare determinati argomenti, al di là poi dell'oggetto in sé. Noi abbiamo chiesto tutti quanti di potenziare l'attuale sistema di videosorveglianza, perché attualmente ci sono, mi sembra, 10 o 12 telecamere attive sul territorio, e anche sulle telecamere stesse ci sono varie tipologie di telecamere, perché ci sono quelle che ti permettono di poter. Che si girano, di poterla seguire, c'è una qualità dell'immagine, c'è una qualità nella trasmissione. Io mi è capitato di vedere le registrazioni che fanno queste telecamere e sicuramente si potrebbe e si dovrebbe fare molto di più. Abbiamo chiesto al sindaco di incontrare il prefetto, il comandante provinciale dell'arma, per chiedere un maggior controllo del territorio. Abbiamo chiesto al sindaco di incontrare il questore e il comandante anche provinciale dei carabinieri per chiedere anche un potenziamento di quella che è la caserma dei carabinieri, che attualmente, da quello che so, ha soltanto 6 unità, che sono poche per un territorio comunque vasto come il nostro. E allo stesso tempo abbiamo chiesto che questa delibera venisse inviata a tutti quanti, a tutte appunto le personalità che io ti ho indicato. Queste poi sono delle cose sulle quali noi consiglio abbiamo il dovere di seguirle passo per passo Se mi e posso chiedere permettere, degli Giuseppe, fatta aggiornamenti. eccezione per la videosorveglianza che ha necessità di risorse, le altre sono tutte cose fattibili nel giro di un mese scarso. Assolutamente, ma la videosorveglianza ha delle necessità di risorse, però poi, come tutte le cose, bisogna stabilire delle priorità. Le priorità le stabilisce la politica. Un'altra cosa che ho dimenticato prima era quello dei controlli interforze. Io ricordo che con il maresciallo Rabisarda, quando era alla guida della stazione dei carabinieri di Fiumefreddo, venivano fatti questi controlli congiunti tra i carabinieri e la polizia municipale. Sono dei controlli che negli ultimi anni io non ho più visto e credo che, insomma, questo è un qualcosa che si può attuare immediatamente. La gente ha anche bisogno di percepirla, la sicurezza, di vedere la presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Capisco perfettamente che i mezzi e gli uomini che hanno a disposizione sia la municipale sia i carabinieri possono risultare insufficienti, però dobbiamo fare di necessità virtù. Alla gente questo un poco importa, ma è necessario che ci sia, che si percepisca che il controllo ce l'abbia lo Stato. Sicuramente il tema sicurezza non si esaurirà in questa settimana, ma se ne riparlerà anche più avanti. È quasi una certezza il fatto che comunque anche nella campagna elettorale che sta per iniziare sarà un tema portante, così come sarà un tema portante anche quello delle casse del comune, della situazione finanziaria. Soprattutto c'è l'esigenza anche di mettere ordine, perché da anni c'è, come dire, anche una sorta di ping pong di responsabilità politiche sull'effettiva situazione debitoria, su chi l'ha creata, se queste risorse ci sono, se non ci sono, insomma, su quello che è lo stato del bilancio. E voi, Giosuè Malapondi, come Movimento 5 Stelle, spessissimo siete intervenuti sulla materia, non ultimo, credo 2 o 3 settimane fa, per richiamare l'amministrazione all'approvazione, quantomeno in giunta, sia del conto consuntivo 2015 che del bilancio di previsione 2016, anche perché adesso il ritardo
con cui delle scadenze finanziarie inizia a farsi corposo e per l'ente può diventare Certo, un per la... problema. Voi siete intervenuti con una nota, ripeto, qualche giorno fa. Sì, dico, ci costa effettivamente dirlo. Voglio fare una premessa. A giugno viene nominato, con decreto assessoriale il commissario per quanto riguarda i due bilanci, sia il consuntivo 2015 che il preventivo 2016. Non si è mai capito ad oggi quando questo benedetto commissario si sia, insediato. Chi parla di settembre, chi parla ottobre, chi parla novembre, comunque il dato è che siamo al 13 gennaio e né il commissario ha sostituito la giunta, visto che la giunta non ha deliberato il consuntivo quantomeno. Quindi i poteri commissariali sono quelli di sostituire la giunta se non adempie all'approvazione del bilancio e approvare con la struttura commissariale il bilancio. Dopodiché la procedura di passare gli atti al Consiglio Comunale per la ratifica. Ora, fatto questo, dico almeno chiarezza per chiarezza capire se questo commissario si è insediato, perché tra l'altro lo pagano i cittadini di Fiumefreddesi, quindi se farà 3 volte, 4 volte, 5 volte da Palermo a Fiumefreddo, sono spese che sono a carico dei Fiumefreddesi. Dov'è Quindi, di tutti i siciliani? Ha detto vedo per. vabbè, indubbiamente. Ora, come mai questo benedetto consuntivo di qua ad oggi ancora non si può approvare? Dico che qualcuno dell'amministrazione ce lo spieghi. Noi abbiamo tirato in ballo nel nostro comunicato stampa l'assessore al bilancio che è molto preparato, però non abbiamo ricevuto risposta al momento. Mi voglio ricollegare, visto che parlavi tu di problemi economici, finanziari, debitori, eccetera. Premesso che l'attuale sindaco proviene da 5 anni precedenti di Presidente del Consiglio. Quindi poteva benissimo conoscere quali erano le situazioni finanziarie, economiche e le risorse del Comune, perché essendo la seconda carica del Comune e tra l'altro tutti i bilanci passano dal Consiglio Comunale, quindi dico, non ci voleva una persona al di fuori per andare a quantificare la fase debitoria le risultanze finanziarie. Però mi voglio ricollegare al fatto dove ad aprile 2016 viene fatta un'assemblea pubblica da buon padre di famiglia dove rappresenta ai fiumefreddesi lo stato economico e finanziario dell'ente. Fa presente che il 50 o il 54% dei cittadini fiumefreddesi non pagano le tasse e i tributi. Fa anche presente che c'è una percentuale di risorse in meno da parte della Regione e da parte del Governo centrale, però da aprile, premesso che non si pagano più gli abbonamenti per gli alunni fuori sede, eccetera, eccetera, da aprile si pensa a notificare entro il 31 dicembre, con provvedimenti fatti l'ultima settimana di dicembre, a notificare pagamenti dovuti all'IMU o alla Tari. Ma scusami, se a un certo bel momento ad aprile tu informi la cittadinanza che ci sono delle somme da riscuotere, come mai non ci hai pensato prima e ci si pensa l'ultima settimana a fine d'anno? Queste sono risposte che ad oggi non abbiamo ottenuto, ma sarebbe opportuno, Vediamo se dico. Giuseppe Lucifora può rispondere a queste domande. Insomma, da consigliere di maggioranza o comunque da addetto ai lavori che conosce la materia perché l'ha seguita anche direttamente negli ultimi 4 anni. Allora, Carmelo, il Comune di Fiumefreddo ha un grosso problema, che è appunto quello del servizio economico-finanziario, perché quando questa legislatura si è insediata c'è stata la continuità con Ragioniere Raineri di prima. Poi gli è succeduto per un paio di mesi la dottoressa Tati. Poi si è insediato il dottore Leonardo Torisi. Il dottore Torisi è stato, gli ha succeduto il dottore Greco, poi la dottoressa Calabrò. Ora da un paio di settimane si è insediato un nuovo Dottore Scarcella, responsabile, dottore Scarcella. dottore Scarcello, non l'ho conosciuto ma non ricordavo ancora il mio nome. Quindi in 4 anni e mezzo sono cambiati 6 responsabili di servizio. E questo è un grosso problema perché poi il servizio economico-finanziario diventa il cuore di tutta la situazione. Perché va a incidere sui lavori pubblici, va a incidere, come diceva giustamente prima Giosuè, nei servizi sociali, gli abbonamenti degli autobus e si blocca tutte cose. Questo era l'argomento ed era la situazione che andava affrontata
in maniera definitiva e risolutoria, perché poi cambiando il responsabile, ognuno adotta i suoi metodi e ha delle visioni diverse e ha una preparazione diversa e poi ti porta a questo tipo di situazione, a dover rincorrere in continuazione. Le notifiche che sono state fatte appunto proprio negli ultimi giorni dell'anno sicuramente non andavano fatte in quella fase, ma andavano fatte con calma Poi scusami molto prima. Giuseppe, dico perché, dico, sei andato pensando all'ultimo momento e andare a spendere 15.200 euro di raccomandate quando, visto l'intervento di aprile, si poteva benissimo pianificare facendo un progetto finalizzato ai dipendenti comunali e quindi risparmiare 15.000 euro, faceva un progetto finalizzato ai dipendenti di 5.000, di 3.000, di 7.000 euro, incentivava il dipendente e le notifiche Ti ho venivano risposto fatte dicendo opportunamente. che chiaramente che facendo le cose all'ultimo non si possono distribuire, non mi ricordo se erano 2000 o quante notifiche ero, chiaramente facendo l'ultima settimana questo diventa All'incirca, impossibile. parlavano all'incirca di 2.000, Sì, la determina, e quindi chiaramente la delibera che era. facendo il problema è vero è quello. Quindi è un discorso di organizzazione degli uffici che ha pesato anche sulla politica finanziaria Anche perché, scusami dell'amministrazione. Carmelo, dico, il nuovo dottore Scarcella, dico, visto che si trova una bella patata bollente di due bilanci, consuntivo e preventivo, dico, anche il più bravo dottore commercialista, il più bravo Beh, ragioniere, teoricamente Giosuè se ne trova 4 perché già dovrebbe iniziare a certo, lavorare per il consuntivo 16 e il previsionale però vedi, sul 17. consuntivo 16 e sul preventivo 17 mette mano e bene o male inizia ad impostarsi il lavoro, mentre qua deve approvare o lavorare su un qualcosa che prima deve rendersene conto, cioè deve prendere contezza di quello che in realtà sono le risultanze del bilancio consuntivo, quelle che sono le risultanze del bilancio di previsione. Quindi questo piglierà ancora, secondo me, ancora tempo. Non penso che nell'arco del mese di gennaio il Comune possa determinare il consuntivo, deliberare il consuntivo. A me sembra strano. Spero che ci riescano perché, come dicevi tu all'inizio, in realtà senza consuntivo e senza preventivo, cioè l'amministrazione è completamente paralizzata. Non fosse altro perché ricordiamo anche per chi ci segue da casa, se non si approvano i bilanci sia consuntivo che quello di previsione, non si sbloccano i trasferimenti da parte dello Stato e da parte della Regione, che per quanto sia in una costante riduzione, rappresentano ancora voce importante E pare che non possono operare nemmeno in degli enti. dodicesimi, se non ricordo E male. questo è Quindi ci sono. grave. No, assolutamente, purtroppo è così, Non perché la possono mancata operare approvazione nemmeno in dodicesimi. Quindi cioè, il del comune è preventivo. paralizzato. Cioè, non so come possano gestire fino a quando non verrà approvato quantomeno il Tanto prima consuntivo. Giosuè Malaponte ricordava anche un aspetto particolare della famosa conferenza al Cineteatro Macherione del sindaco Losi, in cui pose l'accento sull'evasione, sull'elusione fiscale o tributaria, meglio dire. Anche se oggi il discorso dell'evasione va letto anche in maniera diversa, c'è un'evasione, un'elusione da parte di tanti furbi che riescono ad evitare il pagamento, ma oggi c'è anche una componente drammatica di chi vorrebbe ma non può pagare imposte e tributi. Ma questo onestamente l'avevamo anche suggerito, tanto così per capire, come hai detto tu, su quel 50 o 54% chi era nelle condizioni effettive di non poter onorare tasse e tributi e chi invece nella condizione di poter pagare ma non vuole a tutti i costi pagare. Dico, accertato questo già dal mese di maggio. Il problema è che non puoi differenziare, cioè se Malaponte è nella condizione che non può pagare, non gli mandi la notifica, no, a quel punto devi mandare a tappeto le notifiche, ma già sai che su quel 54% c'è un 20, un 30% di gente che è nelle condizioni di poter pagare, ma non vuole. Ci siamo? Quindi inizi a recuperare buona parte dei soldi. Ma se invece tu non ti organizzi da aprile, ci pensi l'ultima settimana dell'anno a cercare di recuperare, ma io penso anche il più, come posso dire, onesto, pensa che è fatta un'operazione all'ultimo momento, magari per cercare di quadrare
il bilancio, perché dico, non c'è altra chiave di lettura altrimenti, perché se ad aprile dice una cosa, l'errore sta nel non farla prima. Ecco, perché se vengono, se quelle notifiche vengono mandate, evidentemente quelli sono dei pagamenti che sono dovuti. L'errore, semmai, sono anche d'accordo con te, è stato di non farle facciamo con tempo, calma a tempo debito, con calma, diversi mesi prima. Carmelo, questo è un discorso che non tocca solo il comune di Pina Freddo. No, no, tocca, ovviamente sono ragionamenti che tocchiamo ovunque. Chiaramente prima cosa succedeva? Succedeva che oggi c'è il federalismo fiscale e quindi ognuno si deve autogestire, non ci sono più i finanziamenti, i flussi a pioggia che arrivavano prima dalla regione, dallo Stato. Ogni comune, ritengo io anche giustamente, deve essere bravo a gestire le proprie risorse, deve essere bravo a spenderle, deve essere bravo anche ad incassarle, come se appunto fosse una famiglia a tutti gli effetti. Oggi che cosa si viene a creare? Si viene a creare che mentre prima la maggior parte non pagavano perché non volevano pagare, oggi la disoccupazione è aumentata a dismisura, e questo è un tema che riguarda tutta la regione, tutto il sud Italia, tutta l'Italia, e di conseguenza quelli che non possono pagare sono molti di più. Chiaro, dice bene. E Giuseppe, ad esempio, strumenti come il baratto amministrativo, formule del genere, sono solamente piccoli esperimenti o possono diventare anche una prospettiva, possono dare anche una prospettiva futura della contribuzione? Il baratto amministrativo deve essere un'opportunità. Allora, sul baratto amministrativo, ora poi sicuramente Giuseppe ribatterà, il Movimento 5 Stelle ha fatto diverse proposte. Ah, un anno come e mezzo o due che aspettiamo. Come Commissione noi abbiamo realizzato un regolamento sul baratto amministrativo. Questo regolamento, bisogna anche dire, che rimane ancora fermo negli uffici, non ha avuto nessun parere né positivo né negativo, non so sinceramente l'amministrazione che intenzione abbia, però il baratto amministrativo non è quello che risolve il problema. È una possibile soluzione, è una possibilità. Da una parte è anche vero che forse ti permette in parte di pulire un attimino il bilancio, perché arrivando a un certo punto poi ci sono delle somme, certo, che io scrivo in bilancio come ipotetiche somme che dovrebbero entrare e che poi non entrano perché quella persona non può pagare. Oggi col nuovo sistema per cui si tiene conto dei flussi di cassa questo viene un po' meno, però io ho sempre dei residui, delle somme che nei sogni dovrebbero entrare, che io penso di poter spendere e che poi quei soldi non entrano, e questo crea una serie di problemi, crea un meccanismo che poi significa debito nei confronti dei fornitori e il bilancio del comune di Fiume Freddo non è messo bene. Giuseppe Ponti, il baratto amministrativo è solamente un piccolo aspetto di una vicenda più complessa, o formule del genere possono aiutare a concepire le pubbliche amministrazioni in una maniera diversa, anche perché insomma spesso tributi, ad esempio, come la Tari, sono piuttosto esosi, cioè per una famiglia arrivare a pagare 600-700 euro l'anno, non tutti oggi sono nelle condizioni, quindi pensare a delle alternative, il baratto amministrativo, diciamo, è la formula normativa più, ma si possono veramente sperimentare cose? Sono, ecco, delle visioni grilline, ecco, un po' visionarie, scusate il gioco di parole, oppure sono delle cose su cui il legislatore lavora e su cui si può ragionare? Ti devo dire di no, Carmelo, anche perché, dico, non è un'invenzione del Movimento 5 Stelle il baratto amministrativo. Il baratto amministrativo nasce dallo Sblocca Italia, quindi una legge voluta dal governo Renzi, dal governo italiano, dove in realtà dà l'opportunità a quelle amministrazioni di poter impegnare o impiegare eventuali persone che non sono in condizione di poter onorare gli impegni di tasse e tributi, di impiegare o decurtare parte di tributi impegnandoli in attività che possono essere la quella del verde pubblico o altre attività all'interno dell'ente. Fin dall'inizio il sindaco Alosi ci ha sempre ripetuto: a noi il baratto non serve, abbiamo le vie dell'inclusione sociale. Che c'è fra le vie dell'inclusione sociale e il baratto? C'è un'enorme differenza, perché le 500 euro che tu dai al... Probabilmente però il sindaco dice nello spirito, diciamo, delle iniziative, sono iniziative sono simili. Sono due strade completamente diverse, differenti. Probabilmente. Perché le vie dell'inclusione sociale segue una strada con un iter diverso, dove tu accedi a dei finanziamenti, presumo, dei progetti che ti devi finanziare. Il baratto invece
diciamo, uno strumento che lo Sblocca Italia ha messo in mano ai comuni da poter avere, come diceva Giuseppe, depennare alcune somme diventate ormai inesigibili e poter invece dare l'opportunità al contribuente, al cittadino, di potersi impegnare e decurtare parte delle spese. Perché l'esempio sul discorso del segno che abbiamo a livello di inclusione? Perché chi entrava a far parte a livello di inclusione sociale è quello che non ha reddito, cioè reddito zero. Il discorso baratto e amministrativo era invece chi ha un lavoro, deve pagare casa, deve pagare tutte le utenze, deve mantenere i figli, eccetera, eccetera, e non riesce col proprio stipendio a onorare gli impegni comunali. Allora, in questo frangente interviene il baratto. Ti do l'opportunità di sgravarti del 20, del 30, questo non so nel regolamento, ho avuto modo di leggerlo, e se mi fai determinati i lavoretti sul verde, su quello che è la pulizia dei locali comunali, cioè, da questo punto di vista un'apertura. Tornando, tu hai nominato un passaggio Tari. Per esempio, il comune di Fiumefreddo è uno dei pochi comuni dove ha raddoppiato il costo della Tari, perché non più a metri quadri ha messo anche metri quadri e nucleo familiare. Ed è uno dei pochi comuni. Il comune di Catania è rimasto con le vecchie tariffe a metro quadro, il comune di Bronte è rimasto con le vecchie tariffe a metro quadro. Non capisco perché, dico, Fiumefreddo invece ha dovuto, dal punto di vista, fare le corse e includere nella tariffazione della Tari nucleo familiare e metri quadri. Cioè, penso sia anche più equo, però, tenere conto del numero di persone che ci sono. Io posso... Sì, ma se è raddoppiato, Giuseppe, dico, da 200 euro o 280 euro siamo arrivati, sì, dico, raddoppiato a 525 euro. Ma tu però sai benissimo il motivo. Cioè, prima l'81 veniva distribuito a carico dei contribuenti l'81% del costo del servizio. Oggi, con la nuova normativa, il 100% del costo del servizio deve essere a carico del cittadino. Sì. Quindi il motivo per cui è aumentato il costo è questo qua, non c'è più quel 19% che prima era a carico del bilancio, sì, comunale con la vecchia tassa. Se andiamo a prendere cartella alla mano, in realtà vediamo che se un contribuente pagava all'anno 300 euro, quel 20% era 360 euro, non 600 euro. Quindi in realtà ha fatto sì che il quoziente del nucleo familiare ha inciso, oltre a quel 20%, un ulteriore 50-60%. Ma dall'altra parte c'è anche chi, la persona che abita da sola, che sicuramente produce meno spazzatura di casa mia, che siamo quattro persone, paga meno rispetto a quanto pagava prima. Dico, questa qua era un tipo di situazione, mi ricordo che quando sono diventato consiglio comunale, molte persone mi chiedevano, ma come mai io, che sono una sola persona, ho una casa di 100 metri quadrati, devo pagare quanto quello che abita sotto di me, che sono quattro? In questo senso, il fatto che la persona che è singola paghi di meno rispetto agli altri è giusto, perché io devo pagare in base a quanto produco. Con questo bellissimo confronto su un tema vero e sentito come quello della tariffa della Tari, chiudiamo la prima parte della nostra trasmissione, qualche minuto di pubblicità, poi rientriamo per tornare a parlare di politica fiumefreddese con Giosuè Malaponti e con Giuseppe Nucifo. Ambulanze assistenza del dottor Angelo Turrisi. Serietà, competenza e qualità del servizio 24 ore su 24, garantito da personale formato e specializzato. Le ambulanze del dottor Angelo Turrisi offrono anche presidi sanitari, trasporto farmaci, trasporto sangue urgente, assistenza, commissioni invalidi civili, assistenza nelle dimissioni ospedaliere e disbrigo pratiche sanitarie. Un'azienda con mezzi all'avanguardia per stare vicino a chi ha bisogno, 24 ore su 24. Ambulanze del dottor Angelo Turrisi. A Giarre, in via Marano 66.
La caduta dei capelli non è più un problema. Centro Capelli Europeo, soluzioni d'avanguardia per l'infoltimento dei capelli e il trapianto senza cicatrici. Centro Capelli Europeo, 10 centri in Italia e tutta l'esperienza del nostro gruppo al tuo servizio. Chiama ora 800 91 22 93. Anch'io ho scelto Centro Capelli Europeo. Anch'io ho scelto Centro Capelli Europeo. Anche io ho scelto Centro Capelli Europeo. Anch'io ho scelto Centro Capelli Europeo. L'Agenzia Sant'Agata Mediazione Servizi si avvale di personale qualificato ed espleta molteplici servizi. Documenti pensionistici, accompagnamento anziani in case di cura pubbliche e private, servizio trasporto in ambulanza ed infermieristico, prelievi di sangue a domicilio, assistenza legale, CAF e patronato, servizi per matrimoni, soccorso ACI, interventi idraulici e di ristrutturazione edile, inoltre servizi finanziari, prestiti cessione del quinto, mutui, consulenza per incidenti stradali ed eventi di mala sanità con spesa a carico dell'agenzia. Agenzia Sant'Agata Mediazione Servizi, Arandazzo, via Umberto 165-167, a Riposto, via Gramsci 151, ad Acireale, via Davì numero 16. La tua casa dei colori si chiama Centro Colori Store ed è il più grande negozio di ferramenta e colori a Catania e adesso anche a Giarre. Troverai tutti i vari tipi di materiali per la ristrutturazione e decorazione della tua casa. Inventa il tuo stile, dando libero sfogo alla tua creatività col sistema tintometrico e spettrofotometrico, scegliendo la tinta adatta. Offre una completa assistenza e consulenza ai propri clienti. Realizza stampe di grandi dimensioni, bordi decorativi e carta da parati personalizzata. Realizza anche elementi decorativi come rosoni, cornici e bordi in gesso su misura, con colori personalizzati. La magia di colori ti aspetta a Catania in via della Concordia 142 e a Giarre in via Luigi Sturzo 34. Mai nessuno aveva usato tanto. Cittadella Calzature, per eliminazione totale, sconta tutto fino al 70%. Mai prima d'ora. Adesso risparmi fino al 70% su uomo, donna e bambino, ma solo da Cittadella Calzature, a Mister Bianco, in via Aldo Moro 33. Radio Monte Carlo. Chic and pop. Apriamo la seconda parte del nostro Politicamente, quest'oggi, questa sera, dedicato alla politica fiumefreddese con Giuseppe Nucifora, vicepresidente del Consiglio Comunale, e Giosuè Malaponti, attivista del Movimento 5 Stelle. Volevo iniziare questa seconda parte della trasmissione, volevo appunto caratterizzarla più su temi strettamente politici, e volevo partire, Giuseppe, dalla lettera che a ridosso del Natale ha pubblicato il sindaco Marco Alosi, sia a livello murario, diciamo così, che sui social, la lettera in cui spiegava alcune sue scelte amministrative. E c'erano alcuni passaggi estremamente significativi sul suo modus operandi. A me personalmente, Giuseppe, però hanno colpito due o tre aspetti di questa lettera. C'è quasi quest'aria, poi smentita in realtà, di commiato. Il prossimo sindaco, chi verrà dopo di me? Se non si conoscessero bene le dinamiche che stanno maturando in questi giorni, verrebbe da dire, insomma, è un elegante congedo. Probabilmente non sarà così, Alosi ancora si sta lavorando per ricandidarsi, però chi legge quella lettera senza conoscere tutte le dinamiche può farsi un'idea diversa. Qualcuno anche si è fatto questa idea diversa. Allora, intanto io ti dico che io ho preso della lettera perché una mia amica me l'ha inviata quel giorno, quel pomeriggio, via WhatsApp nel cellulare, perché non ero completamente a conoscenza di questo tipo di cose. Negli anni passati, in maggioranza, noi abbiamo più volte chiesto al sindaco di spiegare alla cittadinanza le difficoltà che c'erano, qual era la situazione. Il
fatto che lui abbia scelto di farlo con queste modalità a 6 mesi delle elezioni, personalmente io non lo avrei fatto in quel modo. Credo che sarebbe stato molto più opportuno e molto più corretto elencare le cose fatte e dire i motivi per cui altre cose che andavano fatte non si sono potute fare. Poi c'è la situazione che parli tu di una della possibile o meno ricandidatura. Tu stesso lo hai più volte intervistato, anche altri colleghi tuoi lo hanno fatto, però ancora credo che anche lui a livello personale ci sia questo momento un Però attimino di Giuseppe, dalla lettera indecisione. traspare una certa stanchezza, anche proprio le parole che usa, è difficile il cambiamento è... C'è un passaggio brutto, devo dirti. Quando lui dice anche persone vicine a me mi dicono di fare delle cose che politicamente possono pagare di più. Insomma, questo passaggio penso che sia brutto perché va a toccare un Dice la poco verità Giuseppe tutto quello. quando fa questa affermazione, dice la verità nelle riunioni di maggioranza, in maggioranza in questi anni vi siete scontrati su delle cose, avete chiesto al sindaco delle cose che poi lui non ha fatto perché non le riteneva giuste? Ah, ce ne sono state delle cose che noi abbiamo chiesto e che poi in realtà non si sono fatte. Però quello che noi abbiamo sempre discusso in maggioranza erano delle cose che significava visibilità per tutti quanti e significava fare qualcosa che ritenevamo opportuno che fosse fatto per il bene del paese. Il discorso principale è che comunque se tu hai un problema a casa, se dici che c'è, se ritieni che ci sia qualcuno che ti dice di fare delle cose che per te non è corretto fare, non le fai, basta. Andarlo a scrivere a 6 mesi, a 5 mesi, 4 mesi, quelli che saranno dall'elezione nel manifesto che c'è chi lo tira quasi quasi per la giacchetta per fare delle cose e lui dice di no. Se c'è qualcuno che fa una cosa del genere, lui lo dovrebbe mandare a pedate. Però c'è. Cosa che ti dico che io, almeno per quello che so io, non è avvenuto. Però è anche vero, nonostante certi elementi di novità, prima Giosuè faceva riferimento all'assemblea di aprile. In realtà, tante cose, insomma, lui le aveva già dette in quella sede, insomma, che comunque le risorse non sono più quelle del passato, che ci sono delle Carmelo, sì, difficoltà. io non c'ero quella sera all'assemblea. Il vero problema è che ci sono delle difficoltà. Chi sarà il prossimo sindaco, o che sia Losi, o che sia un'altra persona, chiunque sia, andrà incontro a una situazione che è difficilissima. Lo è in tutti i comuni, e in un comune come quello di Fiumefreddo, che non ha seconde case, non ha delle aziende grosse, quindi non ha degli introiti certi. Andrà incontro a una situazione difficile, l'ho detto prima, la situazione del bilancio che abbiamo. Però davanti ho un problema. Io che amministro ho il dovere di trovare le soluzioni. Vedete che il problema è questo, è grande. Noi stiamo agendo così per questi motivi, ma io devo dare soluzioni, devo dare speranza. Non posso soltanto elencare quello che è il problema, perché altrimenti il ruolo dell'amministratore in questa maniera va in qualche modo a scemare. Quindi vero è tutto quello che dici, non si è aumentato l'addizionale IRPEF, tutta una serie di situazioni, però è anche vero che io, politico, ho il dovere di trovare la soluzione a un problema. Se il problema poi rimane là, qualcosa non quadra. Giuseppe, voi della lettera invece che idea vi siete fatti? Ma guarda, non pensiamo un resoconto di fine mandato, anche perché, ripeto, a parte fuori tempo io dico no, perché bastava dirlo il 4 dicembre, io dico no, andava benissimo sotto il referendum. Ma io per quello che mi ricordo c'è un'elencazione di cosa in realtà si è fatto, il pagare gli stipendi, il pagare la raccolta differenziata, l'indifferenziata, c'è cioè tutta una serie di normale, dico, amministrazione, per cui dico, mettere in un manifesto o nella lettera dell'augurio di Natale, dico, tutto sommato ne poteva fare benissimo a meno. Tra l'altro, tieni conto che c'è il salotto di Fiumefreddo paralizzato dal 2011 sino ad oggi e nessuno ancora dà quantomeno indicazioni su quando rivedremo la piazza Botteghelle che ritorni, non dico come era prima, ma come
comunque essere vissuta e vivibile. Ma tieni conto che Fiume Freddo, per come dice Giuseppe, ha perso tante occasioni con milioni di euro sulla riqualificazione urbana. Quindi in questi 5 anni io vorrei chiedere all'amministrazione quanti progetti Fiume Freddo è riuscito a portare a casa per migliorare quella che è, dico, la riqualificazione urbana. Progetto di Via Diaz, 492.000 euro, non ammesso perché manca il nulla osta della sovrintendenza. Cioè, è mai possibile che con 2 uffici tecnici, 2 aree tecniche, terzo servizio e stesso servizio, il Comune di Fiume Freddo produca un progetto su 18 milioni di euro che c'erano sulla riqualificazione urbana? Quindi è una responsabilità sicuramente non da addebitare agli uffici, è una responsabilità prettamente politica. L'assessore pro tempore ai lavori pubblici cosa ha prodotto? Dico, hanno messo in campo le risorse o i progetti che la passata amministrazione aveva dato corso, ma non solo. Tanto a riguardo, perdonami Giuseppe, una parentesi, c'è un altro dibattito nel dibattito, che in realtà parte dal 2012, quando ci fu il primo ping pong su effettivamente quella che era la situazione finanziaria. Sebastiano Nuciforo uscì con un documento in cui relazionava, praticamente sosteneva, portava dei numeri sostenendo che invece in cassa i soldi c'erano, che l'amministrazione, c'erano residui di mutui, c'era una situazione finanziaria che lui definiva florida. Poi ci sono state diverse interpretazioni. Appunto, era la prima facciata di un foglio, perché sul retro poi del foglio, che non è stato poi pubblicato su Facebook, che lui stesso non è uscito, c'era scritto però che gli impegni erano superiori rispetto a quella che era la consistenza di cassa. Quindi anche lì poi, ecco, siccome in materia di bilancio io posso parlare di ricavi e posso parlare di crediti. I ricavi sono i soldi che io ho materialmente sul tavolo, i crediti sono quelli che io penso di dover avere. Scusami, dico, voi avete fatto un cavallo di battaglia in campagna elettorale come trasparenza e partecipazione. Allora, visto che tu parli di un foglio dove nella prima facciata c'erano i soldi, nell'arretro della facciata i soldi non c'erano. C'erano gli impegni superavano quella che era. Allora dico, trasparenza per trasparenza, dico, oltre a fare dopo 3 anni e mezzo o 4 anni una conferenza pubblica su i mancati introiti eccetera eccetera, occorre sin da subito fare una bella conferenza pubblica dicendo ci siamo trovati questa situazione, non è come dice il sindaco uscente Lucifora, questa è la situazione, e trasparenza per trasparenza, dico, informare la cittadinanza. Però dico, se poi gli aggettivi, i sostantivi li usiamo tanto per fare campagna elettorale, restano tali. Perché dico, anche sul discorso trasparenza, se era partita a fare un discorso di task force per recuperare il discorso dell'acqua, abbiamo fatto 1 o 2 interventi e poi scomparsa la task force. Quindi forze di polizia, carabinieri, polizia municipale, ditta private, eccetera, eccetera. Quindi il problema è, se l'attuale sindaco fosse stata la sua prima esperienza amministrativa, c'era tante di scusanti, eccetera. Cioè, non è immaginabile che l'attuale sindaco, che proviene da 5 anni da Presidente del Consiglio, quindi ha una sorta di continuità sia politica che amministrativa, oggi si trovi in queste condizioni proprio disastrose. Per cui dico, questa è l'aggravante all'attuale amministrazione, a differenza se fosse stato un altro figura, l'attuale sindaco, dove era la sua prima esperienza, per cui era da scusare, perché dai, la prima esperienza, poi le mancate risorse da parte del governo della regione, per cui. Ma io che provengo da Presidente del Consiglio, dove tutto mi passa in Consiglio Comunale, io devo predisporre gli atti, penso che tu da Vicepresidente, quando presiedi, predisponi gli atti, sei a conoscenza degli atti che porti in consiglio, ti leggi i bilanci, cioè, dal punto di vista. Quindi se domani tu
fossi sindaco, dalla continuità non puoi fare brutte figure. Dico, quantomeno l'aspetto finanziario delle mancate risorse, ma siamo ridotti all'osso. Ma ci ricolleghiamo a quello che abbiamo detto prima. Intanto, quando appunto si parlava di discussione all'interno della maggioranza, tantissime volte abbiamo chiesto al sindaco di fare una conferenza, ma questo, come dice lui giustamente, andava fatto prima a monte, di dire questa è la fotografia di quello che noi stiamo trovando. Per cui questa anche è la base per evitare di Giuseppe di cadere in attacchi come quelli legittimi che fa Giosuè, che non vale solo per il sindaco Alosi, attenzione, buona parte della coalizione, dell'attuale coalizione di governo ci stava prima e stava con Sebastiano Lucifora. Sì, ti dico, allora, ne abbiamo parlato noi tantissime volte in maggioranza, io e Gino Curò per primi, il PD stesso ha chiesto tantissime volte di dover pubblicizzare quella che era la situazione, in maniera da spiegare alle persone perché prima alcune cose si facevano e perché oggi non si possono fare. Vero è anche, Giosuè, tu lo sai perché con gli enti pubblici ne hai a che fare molto più di me, che governare oggi è molto più complicato di prima, per i motivi che io prima, che io stesso ti ho detto, è perché i trasferimenti statali regionali si sono ridotti del 70%, dell'80%, cioè tu basta immaginare che i comuni che avevano le aliquote al massimo della TASI, dell'IMU, hanno ricevuto poi questo gettito da parte dello Stato, noi che li abbiamo mantenuti al minimo, alzando soltanto di un punto quello della TASI, ci ritroviamo bloccati e non possiamo fare nulla. Quindi, tra virgolette, cornuti, come si suol dire, bastonati. Quindi fare amministrare oggi rispetto ad amministrare 5 anni fa sicuramente è molto più complicato. C'erano delle cose che inevitabilmente andavano fatte. Io ti posso dire che posso parlare della parte del Consiglio, della Presidenza del Consiglio, perché per quanto riguarda la trasparenza, per esempio, ti dico il fatto di aver fatto lo streaming del Consiglio Comunale, anche se era una cosa che avremmo dovuto iniziare sicuramente prima, certo, ma l'abbiamo fatta negli ultimi 2 anni, 2 anni e mezzo di legislatura, l'abbiamo fatta. Penso che in questo senso abbiamo fatto qualcosa di trasparente e di partecipativo al massimo, perché oggi chi non viene in Consiglio Comunale prima aveva la possibilità di scaricarsi la delibera e di leggerla, oggi può vedere da casa comodamente in diretta o successivamente quello che materialmente fa il Consiglio Comunale, quello che fa anche ogni singolo consigliere comunale, perché dare la possibilità di controllare cosa fa la persona a cui ho dato il voto, che io ho delegato, penso che sia una cosa molto importante e che nei comuni che ci sono qua nella zona non so sinceramente quanto lo fanno. Sì, però io vedo, non vedo, dico, tornando al cavallo di battaglia, la partecipazione. Cioè, lui ha perso, secondo me, a parte l'opportunità di aprire la conferenza pubblica, dico, con quel video di padre Giambattista e poi il successivo articolo sulla Sicilia, io mi sono convinto che padre Giambattista ha servito un assist all'amministrazione Alosi, dicendo: io ero da 36 anni, 35 anni che vivo a Fiumefreddo e ho visto crescere il paese sempre più nel degrado. Quindi non sta dicendo che l'amministrazione Alosi sta combinando. Quindi poteva lui benissimo, a questa sortita di padre Giambattista, prendere spunto e fare un'assemblea pubblica dicendo e raccontando alla gente quello che fino ad oggi aveva messo in atto, quello che in realtà aveva trovato, quindi dico a maggior ragione. Invece no, risponde in quell'articolo dicendo che stiamo comprando la Keyes, abbiamo trovato 1 milione per le case popolari di Ponte Borea, e poi conclude sull'integrità morale e sull'onestà di questa amministrazione. Talmente che personalmente io ho risposto a quell'articolo dicendo: perché forse le amministrazioni antecedenti al 2012 non lo sono state integre, morali e oneste? Considerato che lui presiede, o perlomeno sale le scale del Comune di Fiumefreddo dal lontano maggio 2002. Quindi quantomeno si deve sempre ricordare, quando fa il passaggio della passata amministrazione, che in quelle passate amministrazioni, da 14 anni a questa parte e mezzo, c'è stato anche lui. Quindi dico, a meno che come promemoria, che se lo ricordi questo passaggio, perché se ti ricordi il 28 dicembre, per la giornata della trasparenza al Casale Papandrea, il Presidente del Consiglio Stefano Principato ebbe a dire: noi siamo l'amministrazione che risumeremo le commissioni che l'amministrazione precedente, no,
momento. Nell'amministrazione precedente il Presidente del Consiglio era l'attuale sindaco. Ci siamo? Quindi, ma diciamo questo aspetto è chiaro, ma per dire, ricordiamoci i ruoli che abbiamo vissuto. Ribadisco anche perché, giusto ricostruire anche la storia, non è stato il solo sindaco Alosi, tanti componenti dell'attuale maggioranza certamente, facevano parte. Certamente. Insomma, non è l'unico ad avere una continuità rispetto È un aggravante, Carmelo, dal punto di vista, perché, ripeto, se questi 4 anni e mezzo ci fossero stati 15 consiglieri nuovi alla prima esperienza, un nuovo sindaco, 4 nuovi assessori, potevo anche capire sul fattore inesperienza i risultati scarsi dell'amministrazione, togliendo il problema delle mancate risorse governative e regionali. Ma credo che qui la questione non sia neanche l'inesperienza, credo il problema sia poi andare a legittimare davanti alla cittadinanza la discontinuità. Il problema non è tanto l'esperienza o l'inesperienza. Il fatto, dico, se io scelgo di fare il sindaco, cioè, quantomeno devo impegnarmi 24 ore al giorno a fare il sindaco, cioè a recuperare risorse, cioè mettere in campo tutto quello che, tra l'altro, la buona amministrazione dal mio punto di vista è quella con la fattiva collaborazione della gente, del cittadino, perché dico, puoi fare tutto quello che vuoi, ma se il cittadino, il fiumefreddese, non ti collabora, è tempo perso. Noi ci fermiamo per il secondo stacco pubblicitario, una breve sosta, poi rientriamo con Giosuè Malaponti e con Giuseppe Nucifora. Mai nessuno aveva usato tanto. Cittadella Calzature, per eliminazione totale, sconta tutto fino al 70%. Mai prima d'ora. Adesso risparmi fino al 70% su uomo, donna e bambino, ma solo da Cittadella Calzature, a Mister Bianco, in via Aldo Moro 33. Il tempio del buon gusto e della raffinatezza vi aspetta a Giarre, in Corso Italia al numero 35. Si chiama Ninfa Exclusive Store e da oltre 90 anni tratta cosmetica, profumeria, pelletteria, biancheria per la casa Fazzini, David Home, Maedi via Roma e completi letto matrimoniali, singoli e di una piazza e mezzo. Inoltre maglieria fashion a tutte le stagioni. Gli sposi poi verranno sorpresi da una linea completa di intimo esclusiva per il loro giorno del sì e la luna di miele, facendosi inoltre coccolare da una vasta gamma di prodotti per la cura del viso, capelli e corpo. Non rinunciate a trattarvi bene, non rinunciate a Ninfa Exclusive Store di Corso Italia numero 35 a Giarre. Vantaggiose offerte di Natale ti aspettano nel mese di dicembre, aperti tutti i giorni comprese le domeniche fino al 15 gennaio. In più per andare al centro colori Sgro in via Giuffrida, angolo Corso Messina Giarre, tanti, tantissimi, infiniti, assortimento di materiali di alta qualità, competenza, simpatia, trasformeranno l'ambiente in cui vivi nella casa dei tuoi sogni. E poi 10 motivi in più perché ci sono io. Dai, non perdere tempo, diventa protagonista anche tu. Iscriviti alla nostra scuola di pallavolo in via Rosolino Pilo a Giarre. I corsi inizieranno il 1° settembre e saranno diretti da allenatori di esperienze internazionali, ex atleti di Serie A. Con la New Image potrai partecipare anche tu ai campionati giovanili under 12, 14, 16, 18, maschile e femminile. Per i più piccoli, dai 5 ai 10 anni, corsi di mini volley in tarda serata, gli over 20 potranno divertirsi insieme. New Image Volley Giarre, veicolo di messaggi positivi, integrazione, impegno, rispetto, ambizione. Per info telefona al 39 34 53 77 85 oppure tutti i pomeriggi presso la segreteria di via Rosolino Pilo a Giarre. Crescere con noi sarà un motivo entusiasmante. Agriturismo La Pietrantico Monti. Accoglienza, natura e ristoro. È la concretizzazione di un gesto d'amore di un uomo per la propria terra. La nostra è una cucina genuina, con piatti locali della tradizione siciliana cucinati con i prodotti del nostro orto. E per il vostro relax vi aspettano confortanti camere. Sono Alfio
il titolare della Pietra Antica Monti, e questa è la mia squadra, Nunzia, Maria Rita, Agata. Vorremmo accogliervi come in famiglia. La caduta dei capelli non è più un problema. Centro Capelli Europeo, soluzioni d'avanguardia per l'infoltimento dei capelli e il trapianto senza cicatrici. Centro Capelli Europeo, 10 centri in Italia e tutta l'esperienza del nostro gruppo al tuo servizio. Chiama ora 800 91 22 93. Anch'io ho scelto Centro Capelli Europeo. 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 A Giarre è tornato lo storico marchio SNAI, agenzia di scommesse ippiche e sportive, con ampia sala VLT. Non più gioco d'azzardo, ma un modo e un luogo legale, sicuro e responsabile, dove trascorrere momenti di puro e sano divertimento da soli o in compagnia. Punto SNAI, centro scommesse ippiche sportive, in Viale Libertà, angolo Via Bellini. Un modo alternativo e simpatico per tentare la fortuna. Radio Monte Carlo, chic and pop. Rientriamo in studio per la terza e ultima parte del nostro appuntamento con Politicamente. Continuiamo a parlare di politica fiumefreddese con Giuseppe Nucifore e Giosuè Malaponti. Allora Giuseppe, adesso è un momento in cui si stanno cominciando a rimescolare le carte, girano le prime voci sulla ricollocazione. Difficilmente l'attuale maggioranza, di cui tu, nonostante la voce critica nei confronti del sindaco Alosi, continui a far parte, ma l'impressione è che difficilmente questa coalizione arriverà così come adesso al prossimo appuntamento elettorale. Ci sono insomma delle voci di riposizionamenti, alcune delle quali ti riguardano direttamente. Sì, diciamo che più che farne parte ci sono vicino, sono più vicino a questa parte che all'altra, però ci sono tante cose che io non condivido, e siccome penso che quando uno qualcosa non la condivide, anziché fare come fanno tanti altri, dirle chiacchiere da bar che poi domani mattina si possono rimangiare subito, no, penso che quando ci sono dei problemi, se non si riescono a lavare in famiglia, bisogna dire che i problemi ci sono, e tu sai che io di questi problemi non me ne sono mai fatto. Il vero rammarico l'ho dichiarato un paio di giorni fa io al tuo collega Alessandro Famà sul Gazzettino, quando ho detto che purtroppo devo constatare che a distanza di un anno quelli che erano i problemi che io ho in qualche modo tra virgolette denunciato, e sui quali tutti quanti mi hanno detto sì, in effetti è vero che ci sono questi problemi, a distanza di un anno poi tali sono rimasti. C'è una fase ancora molto di confusione, di fumo, se la vogliamo chiamare così, perché chiaramente questa fase di incertezza che riguarda la ricandidatura di Marco Alosi, le voci di una possibile, forse da vedere, ricandidatura, riproposizione di Sebastiano Nucifora, tengono fondamentalmente molto, molto la situazione bloccata, per cui sì, c'è questo pur parlare tra tutte quante le parti, è inutile che ce lo nascondiamo, però nel momento in cui ancora non c'è qualcosa di certo e di definito, tale è. C'è tale però un'idea, specie se Alosi non dovesse ricandidarsi, da un lato l'attuale progetto di Alosi vedrebbe la continuità con Claudio Fiume e con altri che si stanno aggregando, dall'altro c'è un'area più moderata teoricamente, di cui tu, il presidente del Consiglio Principato e altri fanno parte, che potrebbe rivedersi ad esempio nel vice sindaco Torrisi. C'è uno schieramento bipolare all'interno della stessa maggioranza come possibile alternativa a Sebastiano Nucifora? No, questa situazione qua non c'è, perché credo che in ogni caso le carte si vanno a rimescolare tra chi potrà continuare questo progetto, indipendentemente dal fatto che il sindaco si chiami Marco Alosi o un'altra persona, e chi magari cercherà collocazione in altre strade. Ripeto, molto dipende da quello che decidono di fare loro due, e
come ho detto, fra le altre cose, anche a mio avviso molto limitativo. Giosuè prima parla di politica, il sindaco c'è stato, non c'è stato. Vero è che a Fiume Freddo negli ultimi 20 anni, forse anche 30, non ha offerto dei grossi ricambi generazionali, dei grossi ricambi politici. Per cui alla fine possiamo parlare dei primi dei 5 anni prima, ma qualcuno potrebbe dire 10 anni prima, 15 anni prima, 20 anni prima, perché poi nel varie rimescolamenti di situazioni, fondamentalmente le persone che si sono avvicendate nella scena politica, la maggior parte insomma sono sempre quelli. Non ci sono almeno ancora degli schieramenti ben definiti, perché voglio dire. Secondo te Sebastiano Lucifora si ricandida? Io sono convinto di sì. Invece parliamo un attimo del Movimento 5 Stelle, che molti vedono come l'outsider. Anche a te faccio una domanda secca: il Movimento 5 Stelle farà la lista? Sarà presente con un proprio portavoce? Anche voi con i vostri magnifici 12, chiamiamola così? Guarda, noi siamo convintissimi di fare la lista, siamo disponibili. A parlare non dico di cambiamento, ma ad impegnarci tanto con una sorta di rinnovamento e di collaborazione col cittadino, perché ritorno sempre sui 3 cavalli di battaglia dell'amministrazione Alosi: partecipazione, trasparenza, sviluppo. Però è anche vero, Giosuè, tra le cose che vengono imputate a voi, è il fatto che voi... Il meetup di Fiume Freddo è molto atipico, nel senso che ci siete tu, Barbagallo, insomma altri che avete avuto già altre esperienze, non proprio in linea con quello che è lo spirito di novità del Movimento 5 Stelle. Certamente, dico questo, guarda, lo posso fugare tranquillamente, dico, basta andarsi a leggere il regolamento del Movimento, dico, il peccato già l'abbiamo scontato e lavato, perché se la mia esperienza di 6 mesi circa, da maggio 2002 a gennaio 2003, da assessore con la prima amministrazione Lucifora, sia un peccato indelebile, io penso che l'ho già scontato, perché risale al 2003, quindi sono passate la bellezza di 14 anni circa. Ma più che peccato, però, Giosuè, secondo me l'aspetto su cui riflettere non è tanto peccato, perché poi non è un peccato, anzi sarebbe meglio superare questa dicotomia, però il fatto che comunque il vostro gruppo viene meno un po' a quello che è lo spirito lo spirito grillino, che è appunto novità, antisistemico, cioè ben venga l'esperienza e il patrimonio che tu, Barbagallo, allora, però viene meno lo spirito di quello che è il vostro movimento. Non è detto che, dico, perché ci sia, intanto Barbagallo non ha nessuna mira di candidatura o meno, per cui dico, il problema non si pone, eccetera. Nemmeno io ho mire di eventuale candidatura, ma dico, se c'è il nome nel meetup che vuole, dal punto di vista, avendone le capacità, la disponibilità, perché dico, il problema è l'impegno, cioè non si nasce sindaci, non si nasce assessore, non si nasce consiglieri. Infatti lui parlava di un rinnovamento, dico, non è mai possibile. Io dall'83 che vivo a Fiume Freddo, quindi la bellezza di 34 anni, dico, e ho sempre visto, dico, le stesse persone con qualche ricambio di tanto in tanto. Ora, non è il problema delle persone, dico, la gente Fiume Freddese si chiede, bene, Malaponti che ha 30 anni, che fa il consigliere, un colpo fa l'assessore, un colpo fa il presidente del consiglio, eccetera, cosa ha prodotto in tutti questi anni? Tiriamo le somme. Quindi, a prescindere se poi Malaponti ha avuto l'esperienza con Forza Italia nel 2002, dico, a prescindere. Oggi, dico, chi in realtà ha voglia di scommettersi si deve sbracciare e lavorare dalla mattina alla sera, coinvolgendo i Fiume Freddesi, se no non c'è nulla che fare. Cioè, torniamo sempre al discorso, meno risorse, meno possibilità di recuperare, ma se non hai la collaborazione della gente è tempo perso. Allora, dico, gli impegni, io, un solo impegno, dico, ha promesso gli abbonamenti ai ragazzi delle scuole medie superiori, mantienilo. Cioè, l'hai promesso a febbraio che avresti completato l'anno e non li hai pagati, hai promesso che pagava gli abbonamenti fino a dicembre e non li ha pagati. Non capisco perché ci dobbiamo incaponire a far viaggiare i nostri ragazzi
ancora in busta a 52 euro al mese, quando con la ferrovia con 38 euro al mese dico, si arriva a Giarre. E devo dire, vero è che non tutte le scuole sono a ridosso della stazione, ma ci sono ragazzi che partono la mattina da Nizza di Sicilia, da Furcisicolo, da Roccalumera, che vanno presso le scuole di Giarre, risparmiando, perché da 52 euro, da 51 euro a 38 Giuseppe, euro... Giuseppe, secondo te qual è il tema da cui Fiume Freddo di Sicilia deve ripartire per la prossima campagna elettorale, ma anche per il futuro? Qual è l'argomento principale, la priorità? Allora, intanto bisogna portare risorse. Risorse intendo lavoro, progetti, finanziamenti. E tieni conto che abbiamo perso un finanziamento di 2.600.000 euro di fondi europei. Cioè quel benedetto, maledetto parcheggio di via Carrettieri resterà a carico dei cittadini fiumefreddesi. Cioè 2.600.000 euro di fondi europei. Tra l'altro l'amministrazione Cifora aveva anche acceso un mutuo. Quindi abbiamo perso il finanziamento, realizziamo il parcheggio, visto che abbiamo altri 2.600.000 euro di cui paghiamo interessi annualmente. Dico, tra l'altro c'è il progetto del raddoppio Fiume Freddo Letoianni, già con progetto esecutivo. Quindi perché non intestarsi queste battaglie, che comunque non si parla di 20 o 30.000 euro, si parla di 800 e passa milioni di euro. Quindi partire da lavori pubblici e danno quantomeno un po' di fiato a gente come posti di lavoro, perché sicuramente serve. E poi mettere a sistema quelle poche risorse che Fiume Freddo ha, cioè una riserva che è gestita ancora dall'ex provincia e negli anni gestita malamente. E oggi è ritornata alla luce, allo splendore Torre Rossa. Perché dico non parlare con i proprietari del Castello degli Schiavi, che tra l'altro viene promozionato col nome Taormina, e quindi mettendo a sistema il castello ti serve come richiamo? Cioè, parlare con i proprietari del castello e cercare con la leva del Castello dei Scavi portare gente a Fiume Freddo, perché no? In effetti però, Giuseppe, di turismo negli ultimi anni a Fiume Freddo se ne è parlato poco. Tutto si è limitato magari al discorso manifestazione sì, manifestazione no, ma loro ragionamenti come quelli che faceva Giosuè se ne sono fatti pochi. Allora, il turismo è una materia tanto molto complessa, perché andare a parlare di turismo semplicemente come si faceva in passato, la telefonata fatta all'impresario, viene il cantante di turno, spendiamo 30-40 mila euro in una serata, abbiamo riempito la spiaggia e pensiamo di aver fatto turismo. No, quella è un'altra cosa, è spettacolo, bello spettacolo, di qualità, gente, massa, tutto quello che vogliamo, ma quello non è turismo. Il turismo è il momento in cui le persone vengono, è il momento in cui le persone soggiornano, consumano, spendono. Infatti, Giuseppe, è quello che io ho chiesto anni or sono all'ex responsabile dell'ufficio parchi e riserve della provincia, dicendo quanti visitatori la riserva in un anno produce? Uno, cento, mille, diecimila? Non si sa. Quanti di questi hanno speso un euro a Fiume Freddo? Nessuno. Intanto nemmeno si sa, perché tu quindi entri spesso alla riserva, loro magari, i dipendenti sono chiusi nella stanzetta che controllo con una telecamera, tu entri, ti fai la domanda. Ma ti parlo di viaggi organizzati, perché sì, all'epoca sì, funzionava, sì. Chiamava l'ufficio parchi riserve della provincia. E ti davano la possibilità di controllare i dati. No, 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 non solo, non entravano nel metodo. Quanti siete? 50 persone, bene, avete a disposizione tre guide, a che ora arrivate? Perfetto. Cioè, il poter gestire questo invece a livello comunale, cosa serve? Quanti siete? 50? Avete già il pacchetto pronto? No. Allora, guardi, vi organizziamo riserva, escursione all'Etna, ti facciamo pranzare nei locali. Cioè, comunque crea un movimento. Mentre in quella maniera veniva un autobus, si visitava la riserva, dopodiché andavano a spendere i soldini a Giardini o a Taormina. Ma questo, Giuseppe, sono mancate due situazioni. Tu prima parlavi di Castello degli Schiavi. Io ti dico, il Castello degli Schiavi è privato, quindi può essere una cosa più problematica. Infatti ho premesso dico di no, no, eventualmente... Ma noi già abbiamo tre risorse grosse, che sono la Torre Rossa, che tu hai detto che è stata finalmente riaperta, che c'è un progetto importante fatto con l'Istituto Superiore di Giare, di alternanza con l'Istituto di Istruzione Superiore Michele Amari, esatto, e quindi c'è anche la possibilità di, ma va promosso, va messo nei circuiti, mettere a sistema, poi se no. Esatto. C'è la riserva naturale che tu hai detto, vero è che noi abbiamo iniziato un processo con la regione per quanto riguarda, insieme al comune di Calatabbiano, per quanto riguarda il piano della preriserva, per quanto riguarda una gestione futura. È anche vero, e tu lo sai, che ti manca l'interlocutore
politico, uno perché la situazione della città metropolitana è quella che è, due perché tu sai anche che anche la gestione della regione è quella che è. Ma poi noi abbiamo una risorsa che si chiama papiro. Certo. Andare ad immaginare, il mio amico Michele Patanè, un museo del papiro o all'interno della Torre Rossa, dove ci sono due stanze dove si potrebbe fare qualcosa, o al Casale Papandrea, ti permette di fare questo tipo di situazione. È anche vero che poi a Fiumefreddo, sia quelle che sono le attività imprenditoriali che ci sono piccole, il piccolo albergo, il piccolo B&B, il piccolo ristorante, purtroppo non hanno molto in sé questo meccanismo. Lo abbiamo sperimentato 2 anni fa con la supermaratona dell'Etna, io sono stato tra i promotori di questo tipo di situazione, per cui abbiamo fatto dei pacchetti e abbiamo fatto sì che quella notte prende tutti i posti letto di Fiumefreddo andarono esauriti. Ma quello si chiama turismo, e farlo soprattutto a metà giugno, dove non c'è chissà quale flusso. Sono mancate, mancano tutte queste situazioni. Non mi sento di dire, il comune ha, l'ente politico ha sicuramente le sue responsabilità, ma anche gli altri, anche l'associazionismo che potrebbe e che dovrebbe fare questo tipo di situazioni è mancato pure. A proposito di associazionismo, Giuseppe, che è stato sempre uno dei punti di vanto di Fiumefreddo, qual è invece lo stato di salute dell'associazionismo fiumefreddese? Penso che sia la cosa principale come motivo motivando. Fiumefreddo ha due grosse realtà che fanno volontariato nel campo sanitario, come la Misericordia e la Croce Rossa, che credo che non ci sono in nessun comune qui in zona, ci sono in diversi posti, c'è anche la Croce Rossa, ma chi all'uno non all'altro, di più qui è radicata la Croce Rossa. Ce ne sono due realtà e funzionano benissimo, meravigliosamente entrambe. Ci sono tantissime associazioni sportive, la pallavolo, il calcio a 5, la palla a canestro, il bastone siciliano, il badminton. Fiumefreddo c'è la possibilità di fare sport in tutti i modi, e ci sono anche diverse associazioni culturali. Questa è un motivo di vanto, deve essere il tennis, ma dico, ce ne sono karate, dico, potremmo parlare a non via, c'è il bastone siciliano. Mantiene sempre questa vivacità. Fiumefreddo fortunatamente sì, e lo fa oggi, lo continua a fare oggi, nonostante vengano meno i contributi economici che c'erano prima, ma lo fa perché c'è la volontà, perché c'è la voglia, c'è lo spirito di continuarlo a fare. Quindi il fatto che non ci sono più i contributi, le cose sono venute meno, magari altre situazioni, perché c'erano prima delle manifestazioni che si reggevano soltanto sul contributo comunale, che oggi venendo meno sono venute a cadere. Però forse quello, credo, dell'associazionismo in tutti i vari campi, in tutti i vari aspetti, penso che sia una delle cose di cui vantarsi principalmente, ma che va sfruttato molto di più. Deve essere un'opportunità turistica, deve essere un'opportunità per promuovere il paese. Giuseppe Malaponti prima parlava appunto delle priorità adesso di cui discutere sono opere pubbliche e turismo. Invece, secondo te, cosa accenderà tra poche settimane la campagna elettorale? Su quali temi invece bisognerà discutere? Ma Carmelo, i temi sono tantissimi. Di questa sera noi ne abbiamo parlato di opere pubbliche, abbiamo parlato di problemi finanziari, abbiamo parlato di servizi sociali. Sono tutti e tre temi che si possono andare ad affrontare. Però poi bisogna vedere di che cosa parliamo. Allora, un conto è parlare del problema, un conto è proporre la soluzione a quel tipo di problema. Credo che la cosa principale sia avere voglia e fiducia. E la parola fiducia te la metto sotto due aspetti, perché penso che chi sarà il prossimo sindaco dovrà essere una persona della quale il cittadino debba sapere che si può fidare, e che allo stesso tempo infonda fiducia alle persone. Oggi c'è anche bisogno di questo. Una parentesi, volevo chiedere a entrambi una battuta veloce. Prima Malaponti lo ha accennato, il discorso comunque di Piazza Botteghelle, che resta una ferita aperta. Lì è difficile quantificare se ci sono state le responsabilità dell'attuale amministrazione, fatto sta che comunque resta una ferita aperta. Guarda, dico, a prescindere dalle responsabilità, è quello che in realtà i fiumefreddesi stanno vivendo. C'è un disagio enorme di avere quella piazza in quelle condizioni, e di gente che di anno in anno viene a Fiumefreddo dal 2011 e trova la piazza sempre in quelle stesse condizioni. Ora, io posso dirti anche sul fattore del materiale inquinato, non materiale inquinato. Anche lì il comune ha sperperato ulteriormente soldi, perché io dico, a mio convincimento spassionato, dal momento che viene sequestrata l'area
il sindaco fa un'ordinanza alla impresa dove gli dà tempo 15 giorni, che poi c'è un refuso di stampa perché è scritto 15, poi è tra parentesi 30, comunque dà 15 giorni di tempo alla ditta per rimuovere sia il materiale inquinato sia il materiale non inquinato. La ditta non risponde. Passano i 15 giorni e si innesca un meccanismo di gara. Allora mi chiedo, se il materiale è inquinato o non inquinato, quello che era, dico, era nella facoltà dell'amministrazione fare un'ordinanza contingibile e urgente per risolvere il problema nell'immediato? Perché non è stato fatto? Cioè, ce ne siamo andati al cottimo fiduciario con 3 ricorsi al TAR della ditta che veniva esclusa, con l'udienza finale il 6 di ottobre del 2016, dove rivince l'udienza preliminare la ditta che poi ha fatto i lavori, quindi allungando di parecchio da aprile, si è andato a fine novembre il recupero del materiale. Ma non solo, con l'aggravio di spesa, condannati al TAR a pagare 1.500-2.500 euro con le casse comunali, più le spese legali. Quindi oggi, per esempio, ti do un dato, io ho voluto prima di venire qua spulciare un po' il dato. 2015 e 2016 sono impegni di spesa legali all'incirca di 200.000 euro. Quindi se andiamo a quantificare il 2014, il 2013 e parte del 2012, io non so se arriveremo al 500.000 di spese legali. Quindi vorrei capire anche il buon lavoro fatto dall'assessore al contenzioso. Cioè, a questo punto dico, lavori pubblici paralizzati, finanziamenti persi, contenzioso, risorse sperperate. A questo punto dico, qualcuno che ce lo spieghi come mai tutte queste... Invece Giuseppe, sulla piazza l'amministrazione poteva gestire qualcosa in maniera diversa? Sulla piazza ti dico che Padre Gian Battista fa una riflessione molto forte. Padre Gian Battista dice che ci sono dei bambini, c'è quasi una generazione che la piazza non l'ha mai vista. Allora, se stiamo qua a dire cosa si poteva fare, cosa non si poteva fare, cioè quella piazza, c'è tutto un excursus che parte dal 2007 che Giosuè conosce. Si poteva dire l'amministrazione precedente non doveva iniziare i lavori in quel momento, poi il ricorso, il controcorso. Dico, sono cose fatte. Di fatto però c'è che quella piazza dai 5 anni, come giustamente lui dice, non è fruibile dai cittadini. Allora c'è una fase in cui la ditta dice che ha diritto ad avere delle somme che il comune ritiene in questa fase non dover dare. Bisogna trovare una soluzione. Torniamo a quello che dicevo prima. C'è allora, il decreto ingiuntivo oppure ad un accordo? No, il decreto ingiuntivo ancora è tuttora in atto. Il comune ha presentato opposizione. Tra le due cose, a mio avviso, bisognava evitare, nel limite del possibile, di arrivare dal giudice, perché poi la conseguenza è che quella piazza è dai 5 anni che è in quel tipo di situazione. E se io ripenso anche a tanti consiglieri comunali che hanno dei bambini piccoli che hanno 3 anni, 4 anni, bambini che hanno 7 anni, che quella piazza non l'hanno mai vista, il problema c'è. Poi possiamo andare a trovare le mille difficoltà, i mille problemi che sono sorti da quando c'è stata la prima gara, chi si era aggiudicata, poi iniziati i lavori, poi le indagini della procura, poi l'amianto trovato, il ricorso che dice lui, quindi quasi andati ricorso su ricorso. Dico, questa piazza sembra che abbia quasi una c'è maledizione. C'è anche l'altro problema sul Casale Papandrea, perché anche l'impresa che stava effettuando i lavori al Casale Papandrea ha fatto un primo decreto ingiuntivo di 200 e passa mila euro per lavori non pagati, e in più mi pare che abbia chiesto 500 e passa mila euro per il fermo dei lavori. Cioè, quindi se andiamo a sommare 2 milioni e 600 mila euro persi su via Carrettieri, tutte le spese inutili su piazza Botteghelle, comunque anche il recupero di tutti questi contenziosi, in realtà, sono problemi. Ma è anche vero che parliamo tutti quanti, togliamo il discorso di via Carrettieri che segue un altro tipo di finale, però si tratta anche di finanziamenti regionali che in alcune fasi, anche nell'interlocuzione con la regione, siccome la regione hanno anche loro, dicono, i loro problemi di flusso di cassa nel dover erogare, che sono tutte opere che vengono cofinanziate, ma la maggior parte è a carico proprio dell'ente. Comunque sicuramente tra i temi, ecco, anche a questo, per rispondere anche alla mia domanda, tra i temi che
che la prossima amministrazione dovrà affrontare, anzi tra gli impegni che la prossima amministrazione dovrà affrontare c'è quello del recupero di tutte queste situazioni di contenzioso, sì, insomma, che sono estremamente complesse. Con questo non saluto i miei due graditi ospiti di questa sera, Giosuè Malaponti, attivista del Movimento 5 Stelle, e Giuseppe Nucifora, vicepresidente del Consiglio Comunale di Fiume Freddo di Sicilia. Io ringrazio tutti i nostri telespettatori che ci hanno seguiti questa sera. L'appuntamento con Politicamente torna venerdì prossimo, sempre alle 21.30, oltre all'appuntamento quotidiano con la nostra informazione alle ore 14 e tutti i giorni l'informazione del TG di Prima Notizia. Grazie per averci seguito e Politicamente torna venerdì prossimo.